Sarà l'impresa Cingoli Nicola e Figlio SRL a realizzare il nuovo cineteatro comunale di Teramo. La società si è aggiudicata l'appalto da 7,3 milioni di euro che contempla la progettazione esecutiva e i lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'edificio di Corso San Giorgio. Stiamo lavorando per il potenziamento del patrimonio culturale della nostra città e restituire un nuovo teatro degno di Teramo città capoluogo era un obiettivo che abbiamo raggiunto già nel primo mandato e oggi la procedura amministrativa è giunta al termine, quindi la ditta Cingoli è aggiudicataria, si tratta di un finanziamento PNRR, quindi scandito anche dal punto di vista temporale dal termine del 2026. Abbiamo lavorato in modo straordinario, ringrazio l'architetto Reginaldi che è stato il progettista che ha avviato il percorso con il preliminare che poi è stato messo a gara in appalto integrato e oggi ci proiettiamo nella fase attuativa, operativa per la restituzione a Teramo di un nuovo teatro. Un nuovo teatro che sarà completamente diverso rispetto a quello attuale in termini soprattutto funzionali. Una struttura culturale H24 messa a disposizione della città con spazi recuperati, con l'accesso su Corso San Giorgio e vorrei ricordare che ho proposto il teatro comunale come sede teramana della Fincommission, quindi sede operativa della Fincommission nel rapporto, nel dialogo con Palazzo Delfico che è di proprietà della Regione. Una prospettiva futura che continua a fare sempre di più Teramo, città con una vocazione culturale unica in Abruzzo e della prospettiva che abbiamo dato e che proseguiremo in questi anni.